Bella ragazzi, sono Rosa, bentornati in questo episodio di Skyrim. Siamo qui e siamo vestiti un po' strani, ok? Da tute di Nightingale, siamo nel salone Nightingale, abbiamo evocato una tizia così a caso e adesso dobbiamo parlare con Brynjolf, anche lui vestito così da Tamar un po'. Ascolta ragazzo, Oh, prima dove di occuparci di Mercer c'è un'ultima cosa a cui pensare. La guida della Gilda. vai? Perché mi dici questo? Carlaia e io abbiamo avuto una lunga discussione prima che tu arrivassi qui. Grazie ai tuoi sforzi il tradimento di Mercer è stato scoperto. Dopo che ci saremo occupati di lui, non dovremo fare altro che riportare la Gilda ai suoi antichi fasti. Cioè? Di conseguenza, pensiamo entrambi che tu abbia le capacità necessarie per sostituire Mercer alla guida della Gilda dei Laghi. Adesso non dir così. Io? Che mi dici di te? È tanto tempo che faccio questo. Una vita. Ho rubato collane a nobili e incastrato sacerdoti per assassinio. Sono bravo in quello che faccio. Forse sono uno dei migliori. Ma non so fare altro. Non sono mai stato tagliato per il comando. Mai cercato, non mi è mai interessato, non lo voglio. No, 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 non è giusto. No, non è giusto. Ascolta, tutti i membri della Gilda ti ammirano per ciò che hai fatto. Forse non te lo diranno Ho apertamente, ucciso ma la ti mia prima assicuro compagna in che è una caverna vero. come questa. E ora sanno che Mercer non ha mai agito per il bene della Gilda. Non conosceva la lealtà. Qualità che tu invece possiedi in maniera evidente. Non riesco a immaginare persona più adatta. Non so che cosa dire. Abbiamo comunque alcune cose di cui occuparci prima della tua nomina. Quindi Addirittura. adesso non diventarmi sentimentale. Accetto. Allora è deciso. Quando sarà tutto finito e i contatti di Delvin mi avranno garantito che abbiamo riacquistato potere a Skyrim, ci occuperemo dei dettagli. Fino ad allora abbiamo parecchio da fare. Veniamo al punto, Ho dunque. esaminato i piani che ci hai portato e sono convinto che gli occhi dei Falmer si trovano nelle rovine naniche a Cosa Irkindale. c'entrano? Carlaia e io ti raggiungeremo lì. Preparati, ragazzo. Sarà uno scontro indimenticabile. Suppongo che ora siamo Nightingale, colto sul Già. fatto, così. E ora alcune delle cose che ha detto Carlaia iniziano ad avere un senso. Mercer potrà anche aver danneggiato la nostra reputazione e prosciugato le nostre casse. Ma questo va perfino oltre il suo perverso modo di rubare. Il vecchio Delvin continuava a chiamarla una maledizione e noi lo deridevamo per questo. Pare che alla fine fossimo noi quelli da deridere. Ok. Al nostro prossimo incontro, ragazzo. Sì, ma noi prima dobbiamo ritornare a casa perché c'è da far tutto, tutto, tutto. E va bene. Ma posso esplorare meglio questo posto o è proprio finto? Ombre rubate. Un letto così a caso. Mia madre era una donna forte. È Ok. stata lei che si chiama sempre Ma se vado da qualche fatto. parte Dove qua? vai? Aspetta. Cioè, nel senso. Ok, possiamo uscire. Però prima ritorniamo a Solitude per sistemarci ulteriormente. Oppala. E che cos'è? E si ritorna. Qui proprio? Sì, che cacchio. Vabbè, possiamo andare di qua però. Da qui fare il giro di lì è la via più veloce. Ma prima noi ritorniamo a Solitude un'altra volta. Perché di sì. Ok. Una lucciola la posso prendere? No, non ci arriva, è troppo alta. Ok.
Posso prenderle? Così. Molto di così. Modo. Tanto per. Percorrere le lande di Skyrim è sempre stato molto emozionante. Ma io prendo un po' di questa roba perché sì. Perché tanto si rigenerano, quindi. Cioè, dopo un po'. Forse ti conviene rivedere il tuo abbigliamento. Perché? Perché ci sono delle robe per terra così? Ma non so perché mi metto a raccogliere così, tanto per. Olè. Ecco, adesso vedi che c'è scritto troppo potente. Cioè sì, troppo potente, tipo in inventario pieno, così. Perché c'ho un miliardo di cose. Ma se rigenerano queste cose? Non penso, Ma ingredienti, le. E anche la pergamena, grazie. Wabajack. Li togli. Sventura d'Aquila Rossa, il taglia teste. Peccato che non ne si possono mettere più rastelliere o cose del genere. Qua non mi sembra che ci sia tanta roba. Vabbè, ritorniamo di sopra. Ok, vabbè, bucaneve anche no, perché tanto non so cosa farmi. Perché qui? Aspetta. Là. Vabbè. Dunque, sì, dobbiamo. Vabbè. Allora, sapete cosa? Andiamo a incantare un paio di cosette. Allora, questo qui la lascio. Al momento. Allora, facciamo che. Però questa la vorrei vendere, solo che un po' mi dispiace. Oppure guarda, la mettiamo a uno dei manichini perché fa figo. Tipo questo qua, quindi mi piglio un po' di queste robe. Attivo il manichino e facciamo un po' di questi. Nightingale. Poi Nightingale e basta. Oppala. È già qualcosa. Tu invece cos'hai? Ah, solo questi? Allora. Porco. Sì, ma che cazzo è? No, allora. Ho una gran voglia di combattere. Non c'è problema. Posso portare con me parecchie cose. Che cacchio. To. Ok, e mi piglio il resto. Grazie. Allora, prendo. Allora, i guanti Talmor te li lascio. Ok. E mi prendo tutto il resto. Allora. Tacchete. Tutto pronto, andiamo. Ci siamo? Sì, cazzuti e cattivi come prima, ok. Che cavolo. Oppure non lo so. Perché stavo appena sono di venderla la armatura dei Blade. Però, boom. Mi dispiace, boh, vedremo cosa farci. Perché mi vorrei appunto usare. Adesso qua si è scombussolato tutto. Appunto l'armatura. Perché c'è una roba qua messa così? Non so.
Gli attacchi una mano infliggono. Ok, questa è roba vecchia che possiamo anche venderla volendo. Però siamo sull'orlo. E sai cosa? Andiamo a vendere. Cioè, aspetta. Facciamo una cosa. Io dovrei avere delle gemme o qualcosa. Sì. Forgiatura? No. Fortifica salute. Questa qui è quella che pesa. Cioè, che. A quanto pare 931. Mi voglia. Maggiore. Ah, lei vali quanti? Ok, al momento solo questo, quindi andiamo a La fare gente un po' dice di che Skyrim è vendite. uno dei luoghi Un più po' di un po' pericolosi di del vendite, mondo. perché sì, ci sta. Visto che da un po' che non ne le facciamo, perché siamo stati praticamente nel dungeon e siamo stati ritorno lì alla gilda, abbiamo fatto un casino allucinante, quindi adesso è il momento di andare a vendere. E tante le allora, quello che abbiamo incantato era un'armatura, quindi le armature, anche se sono incantate, I bisogni del cuore possono migliore della essere terra. tranquillamente vendute anche dai fabbri. E infatti, vabbè, vi viene anche la nostra. Vabbè, non è tantissimo, ma è sempre meglio di niente. Ste vale delle blade. Rimandello. Allora, Torna ogni volta aspetta, che la ti cosa serve delle blade qualcosa, c'è la stato diamo a qualcosa che non Mjoll. fermai. Vieni qua. Ho una gran voglia di combattere. Non c'è problema, se Ecco posso perché portare con me parecchie peso cose. un po', perché c'ho. No, questo. Allora, bestiario. Ti è. E È basta. tutto pronto, andiamo. Ok, però tu c'hai anche qualcos'altro. Chi è questa? Non gioverebbe al resto della classe. Vabbè, a me non è. Mi interessa perché devo andare a vendere. Quasi livello 45. Vabbè, ce ne vuole, però ci stiamo arrivando. Salve, io sono Gisli, ma chiamami pure la sorella di Ericur. Lo fanno tutti. Ah. Hai bisogno Parleremo di più qualcosa? tardi. Sì. Dai un'occhiata. Proprio dobbiamo. No, mi è sembrato un attimo strano perché non era la solita tizia. Adesso io ti devo andare a vendere parecchie cose. Allora, danni, 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 guerriero. Forza, elettricità, extra. Perché secondo me abbiamo un po' troppa roba, eh. Guerriero e abilità, non lo so. Minore. Cura, resistenza, resistenza, cura. Proprio in quelle delle cure io la userei anche, solo che ormai siamo diventati talmente tanti potenti. Il bersaglio viene paralizzato, sì, 8 inferiore. Allora direi che questi possiamo anche venderli, tipo qui. Vabbè, questi li lasciamo. Avveleno, prosciuga, causa, infligge, prosciuga. Attaccheranno chiunque della frenesia. E vabbè. Ma questo qui possiamo fare anche senza volere. Ok, basta così, tanto. Torna ad armi e pagarmi. Ehi, C'è un po' di pozioni, sì, li potremmo utilizzare, ma è ancora avvelenata quest'arma? Esatto, finché non picchiamo qualcuno sarà sempre così. Perché io adesso sto pensando, sì, andiamo un attimo a incantare, poi andiamo a vendere. C'era quell'armatura d'ebano che mi vorrei mettere, però se ogni volta questo baule mi scombussola tutto. Scombussola tutto sta roba. Adesso dove cacchio è? Vabbè, anche questo volendo. Allora, è 10. Ok.
Guanti ebano, no, quelli li potremmo anche vendere perché ormai è roba vecchia. De cacchio è? No, questa è da Edrica. Spada di nanici. Dov'è? Questa qui non è. Allora, questa qui, ragazzi, non è, la tocchiamo minimamente. Anche lo scudo, ragazzi, lo lasciamo lì dov'è. Ah, eccolo. Questo qua. Siamo quasi all'orlo, cazzo. E io mi farei praticamente ormai tutto. Vediamo di potenziarci un attimo. Allora, nella corazza, corazza d'ebano. Armatura pesante, allora, forgiatura, massimo due cose, sì. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Allora, abbandoniamo perché voglio vedere bene. Allora, io al momento c'ho questo qui che aumenta la salute di 26 punti. Non è un granché, ma è meglio di niente. Poi abbiamo la resistenza al gelo che è aumentata del 40%. Ok. Antighiaccio. Poi ci sono i guanti che infliggono il 23% di danni in più. E poi basta. Quindi sì, la rigenerazione. Quindi tipo rigenerazione magica. Ci potrebbe servire. Aspetta, facciamo prima l'elmo. Perché l'elmo è sempre magica e rigenerazione. Quindi potremmo anche usarla volendo. 62%, cazzo. Ora facciamo suprema, massima. Prima facciamo rinomina. Altrimenti. Perché quello al momento non c'è niente, perché altrimenti lo potremmo chiamare Non sono tipo mai stata un leggendario. Elmo Debano Non ho mai Supre, venduto le mie tipo abilità. non so, Le tipo avventure che ho vissuto le ho affrontate da sola. Supremo. Ma mi sa che non è ci sta, vediamo. No, non è ci sta. Allora, diciamo Elmo Supremo della cazzutaggine. Così. Ok. Crea. Così siamo cazzuti e cattivi. E poi anche la corazza. Qui è un po' difficile. Possiamo fare tipo fortifica. Questo qui è questo. No, tipo questa è questa. Che ne dite? Tipo la rigenerazione e rigenerazione vigore. Volendo possiamo fare. Ok, possiamo sempre nominarlo. Allora, corazza. C'è qui. Cazzuta e cattiva. E se possono anche mettere. Ah, ok. No, tipo la faccia da cazzuto. Si può? Sì che si può, mamma mia. Aspetta. No, che cazzo. Allora. Cazzuta e cattiva. Spazio. Tac. 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 No. Sì, ragazzi, guarda così. Ma veramente me lo accetta? Sì, me lo dovrebbe accettare. Mamma mia. Ora sì che ce l'abbiamo. Corazza cazzuta e cattiva. Con la faccina incazzata. Grande così, ragazzi. Grande così, ragazzi. E al momento direi di metterla qui. Cioè, nel senso, quello che voglio fare io è sostituirmi l'armatura delle Blade con le nuove cose che abbiamo fatto. Però queste qui non so se tipo andarle a vendere o cosa, perché comunque fanno parte comunque, cioè, di questa serie. Quindi io direi al momento di lasciarle. Lascio anche questo e ci mettiamo. No, vestiario. Ok, elmo supremo della cazzutaggine e corazza cazzuta e cattiva. Oppala. Perfetto.
Sì, dovremmo anche migliorarla, cioè dovremmo migliorare anche un paio di cosette. Però cioè, sì, è figo. Cioè, farlo un po'. Cazzuto è cattivo, sempre di più. Sempre di più. Aspetta, già che ci Ho una siamo. gran voglia di combattere. Dammi. Non c'è problema. Dammi. Posso portare con me parecchie cose. Allora, dammi. 310 e Ale questo e l'elmo. È tutto Che pronto. Andiamo. andiamo a incantare anche questi, già che ci siamo, andiamo a vendere tutto. Allora, elmo di ferro, elmo di ferro, elmo di ferro, tacche tacche. Facciamo Ho maggiore. visto. Grazie. Porta sufficienza per almeno Poi, 3 vite. guanti Eppure non mi Talmor. stanco mai di combattere. Possiamo Dimmi che cosa fare. significa questo. Questa, ora 1020. Ok, questa qui 1020, volendo. 26. Allora, gli attacchi non infliggono danni superiori al 26%, almeno possono essere migliorate maggiormente 16%. Ma sai cosa facciamo? No, 16%. Vabbè, tanto abbiamo una marea di guanti, possiamo fare anche una sorta di armatura, ma solo fatta di incantamenti. No, possiamo fare, ragazzi, sapete cosa? Un'armatura per ogni singola abilità, quindi possiamo fare tipo un'armatura che abbia tutto l'incantamento dell'incantamento, se è possibile, però non penso dell'incantamento, perché lì è più per la pozione, ma tipo per la forgiatura, tutta sulla forgiatura, possibilmente. Cazzo, però io mi sono dimenticato i lingotti, porca di quella miseria. Vabbè che ne dovremmo avere una marea di lingotti d'ebano, perché vorrei anche migliorarmela un attimo. Che cos'è? Perché adesso l'unica cosa che abbiamo al massimo è lo scudo e la spada. Allora, Daedra e ebano grezzo, che potremmo anche usarli. Abbiamo, vabbè, 38. Allora, non lo so. Ora, io li prendo tutti. Poi vedremo sul da farsi. Vabbè, al massimo farò sempre un'altra scorta in giro. Oppala. Adesso ci andremo a potenziare l'armatura, ragazzi. È anche un aumento, perché chissà da quanti episodi eravamo ancora con la cosa delle blade. Quindi, ragazzi, ci siamo in un certo senso upgradati. Così siamo più cazzuti cattivi. E poi, quando avremo tutto al massimo, ma tutto, quando tutto, andremo con l'armatura daedrica. Ok, cazzuta e cattiva. Ok, se guardate quante che dobbiamo fare. Ok, vai con la cosa. Ok, leggendaria. È tanto, eh. Tanto per quello che devo fare io. Ok, della cazzutaggine, vai. Guanti. Ok, vai. E vai. Ci sono rimasti 34 lingotti ancora. Prima quanti eravamo? Non lo Padre so. voleva che diventassi una Ok, cacciatrice. adesso Hai li notato che riportiamo a sono sempre casa. così E mamma cattiva? mia, ragazzi, ci siamo maxati tutto. Maxati tutti. Cioè, ci potevamo anche maxare ancora di più con le pozioni tipo che migliora ultimamente. Ma quelle, ragazzi, le voglio lasciare per l'armatura daedrica. E possibilmente anche con l'armatura dei scaglie, possibilmente. Quindi, per queste tipo, per queste cose, per queste armature, che poi si sa già che
che poi le andremo a vendere. Guarda, facciamo anche senza. Già che però con cosa? Arremanatura d'ebano si è quasi immortali, ma quasi. Dico quasi. E direi forse direi di fare anche una prova, anche se sono già 25 minuti. Devo potermi andare nel bacino per. Non so se tipo i giganti mammut e bella con Epania si tipo possono respawnare. Però non penso. Cioè, o forse dovremmo aspettare. O forse provarla su di lui. Ma neanche perché se ne sta andando così, quindi niente. Ok, qui c'è uno così, grazie mille. La Non c'è sensazione di nessuno? spingere è intensa. Nessun Sei gigante, libero di nessun. proseguire, ma soltanto quando la Dai, morte sarà imminente. veramente? Nessun gigante? Che cacchio è? Non so. Vogliamo proviare qua? È che volevo provare la nuova armatura. Cioè, è più de deserto del deserto. E scusate le giochi di parole. C'è il deserto del Sahara Mia madre è era una donna forte. mille volte più È stata lei che mi ha popolato. insegnato come combattere con la spada. Te lo immagini? Baule, io non me lo so. Io no, non ne mi voglio appesantire troppo. Vabbè che possiamo anche vedere. Lì c'è un mammut che sta combattendo contro un. Cacchio è? Va bene, il mammut va bene. Il mammut, vieni qui immediatamente. Mammut, porca di quella puttana. Vieni qua, fammi vedere. Sì, siamo diventati molto molto più forti, ragazzi. Siamo immortali, ve lo garantisco io. Siamo molto più resistenti adesso. Porca puttana, qui mi sa che ci andiamo giù, ma se saltiamo come dei pazzi malati, non succederà. Lì vedo del movimento. Mi sa che è una sorta di. Allora, o è un orso o è una tigre. Mi sa proprio. È un orso, ok. Non è vero. È una tigre. Quindi sapete cosa facciamo? Mi prendo la sua anima perché posso. Aia. Beh, fermo, fermo. Sì, siamo praticamente immortali. Ebetismo? Oh, che palle. Effetti attivi. Ripresa magica ridotta. La velocità di rigenera è dimezzata. Ma nessun problema perché abbiamo le cure e malattie. No, quello è cura veleno. Però anche se non ci serve a niente perché non lo abbiamo mai utilizzato, mai. Cura malattie, ben 22. Usa. Ok, dovrebbe essere risolto. Vediamo. Scendi, 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 scendi. Infatti non c'è più. Corazza cazzuta e cattiva. Con la faccia proprio. Benissimo. Benissimo, ragazzi. Così, cazzuti cattivi. Che più cattivi di così non si può. Benissimo, ragazzi. Ma direi che anche per questo episodio di Skyrim può essere tutto. Io voglio vedere se ci sono tipo dei giganti o qualcosa, ma niente. Cazzo è quello? Mi sa che è un orso. Oh porca. Mi sa che è un orso quello là, ragazzi. Quello là nero. Va bene, ma lo vedremo meno nel prossimo episodio. Quindi per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Skyrim.
bella.